Ancora un evento di grande successo per la terza edizione del progetto Easy Basket, portato avanti dal secondo circolo didattico Enrico Esordito di Gela, con lo slogan "Adotta una scuola, il basket come strumento di integrazione contro le devianze giovanili", si è svolta ieri in un palacosiga gremito di bambini e genitori la giornata conclusiva della manifestazione che si protrae per tutto l'anno scolastico. A fare da corollario alle gare e alla grande festa di sport è stata una interessante conferenza che si è tenuta nella sala riunioni del palacosiga, alla presenza di eminenti ospiti, tra cui il presidente regionale della Federazione Italiana Pallacanestro Antonio Rescifina, l'allenatore della nazionale Under 16 di basket, nonché vice allenatore della nazionale maggiore femminile Antonio Bocchino, il tecnico dell'Orlandina Basket di Serie 1 Gennaro Di Carlo e il sostituto procuratore del Tribunale di Gela Lara Seccacini, si è parlato del rapporto tra Easy Basket e scuola e le sue refluenze sulla crescita sana dei bambini. All'incontro hanno anche partecipato gli amministratori locali e Eugenio Catania, assessore allo sport, e Flavio Di Francesco, titolare del settore lavori pubblici del comune di Gela. A completare la riuscitissima manifestazione del secondo circolo, in collaborazione con il Basket School Gela di Salvatore Bernardo, vera anima di questa lodevole iniziativa, anche la presenza al Palacossiga di 3 stand che rispettivamente raccoglievano fondi benefici per conto dell'UNICEF, un altro a favore di Salvatore Spene e un terzo per le firme a favore della Breast Unit. Presente anche una folta delegazione della sezione gelese della Croce Rossa Italiana. Infine hanno preso parte alla giornata conclusiva della terza edizione dell'Easy Basket del secondo circolo di Gela anche i giovani extracomunitari ospitati dal CPA Tu Come Me di Caposoprano. I minorenni, provenienti tutti da paesi africani, erano accompagnati dal coordinatore responsabile Marco Dominante. È una grande festa con grandi significati comunque, perché l'Easy Basket a scuola non rappresenta solo un'attività gioiosa, è un'attività gioiosa che permette un apprendimento diverso. Questo campionato che da 3 anni appunto noi portiamo avanti nasce dall'esigenza di rendere la scuola un luogo dell'inclusione. Il nostro progetto è quello di riuscire a fare stare bene tutti quei ragazzi che all'interno della classe o all'interno della scuola possono avere tante problematicità, soprattutto quei ragazzi che hanno disagi sociali, hanno disabilità particolari, hanno problemi specifici dell'apprendimento. Però non possiamo neanche dimenticare che la scuola è molto complessa oggi, rappresenta la società, no? È lo specchio della società, e quindi questa complessità fa sì che all'interno di ogni classe noi vediamo l'intrecciarsi, lo stare insieme anche di più culture.